Teresa, prendere il microfono, direi proprio di sì. E a questo punto siamo pronti per dare la parola a due personaggi straordinari del mondo dello sport, che della passione, che dell'entusiasmo, che dell'energia hanno fatto davvero le loro bandiere, il loro vessillo per l'Italia. Quattro volte campione del mondo in 250, Max Biaggi, due volte campione del mondo in Superbike, dall'altra parte Sandro Lugno, due volte consecutive campione del mondo su strada. È davvero vincitore, tra l'altro, una storica edizione del Giro d'Italia. Io, Max, se permetti, partirei da Gianni Pugno, anche perché in realtà il salto tra le due ruote a pedale, quelle motorizzate, non è così distante, visto che Gianni Pugno è un ottimo motociclista, oltre che un eccellente e brevettato pilota di elicotteri. Correggimi, Gianni. Innanzitutto saluto tutti, ringrazio anche l'invito da parte della Fiera di Roma a questa bellissima manifestazione. Non sono un ottimo motociclista, ho fatto un buon ciclista e faccio sì, elicotterista. Sono contento di questa fiera, sono contento del successo avuto l'anno scorso, perché è un modo per le bici. Per le bici che hanno bisogno di essere sviluppate, la via della bici deve essere sviluppata anche qua al centro-sud, per la mobilità e per la propria salute. Tu hai corso tanto, hai vinto tantissimo, hai corso anche nel Lazio, c'è qualche ricordo particolare, qualche emozione particolare, la sensazione di un particolare calore? In realtà tu sei stato uno dei campioni più amati in Italia e fuori, o forse magari anche il Lazio ti ha dato qualche cosa che ricordi ancora oggi? Che mi ricordo ancora oggi, il Giro del Lazio l'ho vinto nel 92, che ha vinto il campione del mondo e che quest'anno questo Giro del Lazio è ritornato finalmente a essere rimesso in corsa. È un ottimo, un bellissimo ricordo con il Colosseo dietro, con la fotografia con il Colosseo dietro. Ricordo di Roma, ricordo che mi porto per fare.